oggi siamo qui ad Ostia, antica. Devo dire che è un luogo meraviglioso. Per quanto mi riguarda, il mio impegno per questo territorio sarà quello di fare in modo che il decimo municipio, tutto il decimo municipio, sia parte integrante della città in termini di un territorio importante, fondamentale per Roma, che però deve acquisire ovviamente maggiori poteri, maggiore autonomia, maggiore responsabilità nell'ambito di un decentramento e di un rafforzamento delle municipalità locali. Quindi nessuna secessione, perché il decimo municipio è parte integrante della città di Roma ed è fondamentale per la città di Roma, però sì maggiore responsabilità, sì maggiore autonomia, sì maggiori poteri. E questo è un primo impegno che voglio prendere con i cittadini di questo municipio. Il secondo punto è che noi dobbiamo valorizzare le bellezze di Roma e le meraviglie di questo territorio, del suo mare, del municipio decimo, di Ostia Antica, del parco archeologico, ma dobbiamo fare in modo che si superino, diciamo, le barriere, anche non soltanto quelle fisiche, ma le barriere ideali. Ad esempio, il borgo di Ostia Antica deve essere sempre più valorizzato, reso fruibile, reso bello. Purtroppo, girando per questo meraviglioso borgo, però vediamo che manca una manutenzione da parte dell'amministrazione locale e manca anche un collegamento con il parco archeologico. Purtroppo talvolta sembra che i turisti partano da Roma, entrino nel parco archeologico e poi lascino il decimo municipio senza, per esempio, poter assaporare le meraviglie di questo territorio. Quindi dobbiamo integrare maggiormente il rapporto tra l'amministrazione comunale, l'amministrazione municipale e anche la sovrintendenza di Stato, il parco archeologico, per far sì che i cittadini e i turisti che vengono in questi luoghi stupendi possano fruire di tutto, di tutta l'offerta culturale che questo territorio riesce a offrire, appunto. E in più dobbiamo anche però, come per tutta Roma, far sì che chi viene qui sia orgoglioso di venire in questi luoghi e quindi maggiore cura del territorio e quindi una viabilità che va rivista. Evidentemente non si può più continuare a parlare di una viabilità e poi mai realizzarla. Noi dobbiamo rendere questi luoghi facilmente accessibili e sicuramente una sinergia tra l'amministrazione di Roma Capitale, l'amministrazione del municipio e tutte le altre istituzioni che sono coinvolte. Oggi tutto questo è mancato e questo è un peccato perché siamo in una delle meraviglie della nostra città, della nostra capitale e della nostra anche Italia, perché questi sono posti che possono fare invidia a qualsiasi altro luogo del nostro paese. Quindi dobbiamo valorizzarli e il mio impegno è di far sì che questo territorio sia pienamente sentito come territorio da tutti i cittadini romani.